la morfologia del territorio italiano è molto varia, spaziando dai grandi ghiacciai alle verticali pareti dolomitiche, i grandi laghi, le ampie foreste, i centri urbani ed aree industriali. Le attività ricreative e professionali sono molteplici e di conseguenza anche le varie tipologie di intervento. Il soccorso alpino da oltre 50 anni svolge le operazioni sia via terra che con l'uso di elicotteri. Durante questo periodo c'è stata un'evoluzione continua che ha permesso una crescita tecnica e sanitaria finalizzata a migliorare la qualità del servizio. Nei primi anni sono stati sperimentati diversi materiali e altrettanti presidi per l'immobilizzazione ed il trasporto delle persone soccorse. Alcuni di questi avevano delle caratteristiche positive, ma allo stesso tempo si evidenziavano dei limiti legati prevalentemente al peso, all'ingombro durante il trasporto e dalla difficoltà nel caricamento degli infortunati. In questo lungo periodo si è sviluppata una collaborazione tra la Scuola Nazionale Tecnici e COM. Questo ha permesso la realizzazione di prodotti sempre più performanti come l'attuale kit Everest. Le caratteristiche che contraddistinguono questo prodotto sono la versatilità nei campi d'utilizzo, il peso e gli ingombri ridotti, la rapidità nel montaggio, oltre ad una serie di vantaggi dal punto di vista sanitario, come la rigidità e la radiotrasparenza.